Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. Una buona settimana a tutti i telespettatori. Riprendiamo l'appuntamento con l'informazione in apertura quest'oggi, un'ampia pagina dedicata alla politica foriana. Questa mattina, infatti, presso il vecchio municipio di Forio si è tenuta la proclamazione del nuovo sindaco Stani Verde, il quale per la prima volta ha indossato la fascia tricolore, emozionato nel corso del suo primo discorso rivolto ai numerosi cittadini presenti. Stani Verde ha sottolineato l'impegno di questi anni vissuti all'opposizione e al tempo stesso ha assicurato di aver trovato già una quadra per la nuova giunta. Si attende nel frattempo l'ufficializzazione del nuovo consiglio comunale. Ai nostri microfoni, inoltre, il neo primo cittadino ha annunciato che devolverà l'intero stipendio da sindaco. Guardiamo l'intervista. Tra tutti i candidati alla carica di sindaco, la maggioranza assoluta dei voti validi, cioè 6.174 voti validi. Quindi, alle ore 11:16 del giorno 22 maggio 2023, proclamo eletto alla carica di sindaco del comune di Forio il signor Stanislao Verde. Salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale ai termini dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Con i migliori auguri al nuovo sindaco e a quella che sarà il prossimo Consiglio Comunale. Finalmente sei sindaco di Forio, le prime emozioni a caldo in questo momento, anche oggi una caldissima accoglienza. Veramente l'affetto della mia gente mi rende felice e non sento la stanchezza della campagna elettorale perché ho questa spinta di un popolo che si aspetta tanto da noi e saremo al lavoro già da subito, appena finiti i festeggiamenti. Tra oggi pomeriggio e domani saremo già al lavoro per migliorare il nostro paese. Hai parlato di quadra, c'è già qualche informazione più precisa sul consiglio e anche su quella che poi sarà la giunta in termini anche proprio numerici? Allora, stiamo solo aspettando la proclamazione degli eletti perché pensiamo che ci possa essere qualche sorpresa, possibile che ci venga riconosciuto un consigliere in più, però sono cose che dobbiamo verificare solo con la proclamazione. Poi abbiamo già quasi tutto pronto. Comunque, durante il primo consiglio comunale presenteremo anche la giunta in tempi record. Sindaco, avevi detto che avresti smontato le porte dell'ex da Green Flash, se questa immagino che già la possiamo ordinare. Sì, smonteremo le porte, ci voglio essere personalmente quando lo faremo. E poi c'è una promessa che ho fatto 5 anni fa. Ho promesso in chiusura proprio della campagna elettorale del ballottaggio, promisi che non avrei trattenuto per me le spettanze del sindaco. Le metterò a disposizione delle fasce deboli. Il mio stipendio sarà a disposizione dei cittadini che hanno più bisogno. Chiudo con un'ultima domanda, l'hai già chiarito nel tuo discorso, si parlava di difficoltà nel tenere compatta una coalizione eterogenea, invece insomma stamattina hai detto l'esatto opposto, siamo già pronti e quindi nessuna divisione interna. Abbiamo smentito le maldicenze su tutto, abbiamo smentito il fatto che i giovani erano stati messi in lista solo per fare numero, abbiamo smentito che le donne erano state messe in lista solo per fare numero e adesso con le prime consultazioni e con il fatto che presenteremo la giunta subito abbiamo anche smentito quest'ultima grande sciocchezza, quella del fatto che avremo problemi di tenuta. Io penso che c'è un popolo che ci tiene uniti. E continuiamo ancora con quello che è stato ovviamente il commento, le sensazioni vissute a Forio questa mattina. Angela Albano è la candidata PD
più votata delle elezioni amministrative 2023 di Forio, ha fatto parte dell'amministrazione del Deo, salvo poi staccare la spina sposando il nuovo progetto di Stani Verde. Jessica Lavista, consigliere comunale di minoranza uscente, è stata una delle conferme delle ultime elezioni nelle quali i cittadini hanno dato fiducia a chi ha operato nei banchi dell'opposizione. Due donne protagoniste di questa tornata elettorale e della nuova amministrazione foriana. Le abbiamo intervistate entrambe, il servizio. Angela Albano, risultato importante per Forio dal punto di vista del candidato sindaco Stani Verde, ma anche dal tuo punto di vista, quello personale, è una bellissima affermazione. Sì, per la seconda volta sono stata la prima delle elette, questa volta la prima degli eletti, quindi ancora di più una grandissima soddisfazione, orgogliosa. Il popolo di Forio ha dato un segnale forte, contentissima per il risultato di Stani Verde sindaco. Rimbocchiamoci le maniche da subito per il bene di questo paese. Ecco, dopo l'esperienza passata, quali sono, insomma, gli interventi necessari da dover fare, da dove quantomeno cominciare, no, in queste prime settimane di attività? Da subito, dalla manutenzione ordinaria del territorio. Già ho parlato con Stani, bisogna cominciare dal basso, dalla pulizia del paese e decoro urbano, e a seguire tantissime sono le cose da fare. Senti, il tuo risultato è anche la prova che le donne ce la possono fare, quando sono in gamba, si impegnano in prima persona e ci mettono la faccia, nulla è impossibile, quindi il tuo è anche un messaggio rivolto a loro. Per le donne, sempre a fianco alle donne. Le donne, se vogliono, riescono in tutto con determinazione e tenacia. Allora, grandissima emozione, non si vedeva l'ora di fare questa proclamazione per dare la grande soddisfazione al nostro sindaco e a tutto il paese che era in attesa. E veramente questi anni di battaglia sono stati soddisfacenti, perché è stata proprio la gente, anche durante la campagna elettorale, che proprio ci spingeva a combattere anche per i voti, per arrivare in alto e quindi dare grandi risultati e fare veramente una grande coalizione anche per quello che riguarda poi il Consiglio Comunale e la Giunta, che già sono quasi pronti, e quindi siamo ben coesi e uniti veramente in prospettiva, tutto per il bene del Paese. Vi aspettavate un risultato così importante, e soprattutto dal tuo punto di vista, anche quello di Dino, la soddisfazione? Di fatto i voti hanno comprovato, insomma, che il Paese ha apprezzato la vostra attività di opposizione. Allora, sicuramente il risultato enorme di Stani Verde era nell'aria e lo sentivamo proprio nelle case, era proprio la gente che chiedeva questo grande cambiamento proprio nella figura di Stani. Grande soddisfazione anche per noi consiglieri di minoranze, che abbiamo fatto tante battaglie a fianco a Stani e quindi siamo stati apprezzati, e poi ecco, grandi rivelazioni che hanno dato soddisfazione anche su questo, e quindi sicuramente siamo una squadra ben fornita, ben eterogenea, ognuno ha le sue idee, verranno proiettate in modo unitario sempre per, insomma, a dare buoni risultati a tutti i progetti e le iniziative che sono in campo. Restiamo nella politica foriana, ma cambiamo argomento. Sabato scorso l'ormai ex sindaco Francesco Del Deo ha inaugurato l'ultima opera che quindi è a disposizione della cittadinanza foriana, in particolare di quella pansese. È stato tagliato il nastro per i nuovi spogliatoi dello stadio San Leonardo, attesi da decenni e che finalmente sono a disposizione dei ragazzi che frequentano la struttura, che era stata già da tempo rinnovata nel manto di gioco. A progettare e dirigere i lavori è stato, tra l'altro, proprio il candidato sindaco Pasquale Capuano. Guardiamo il servizio. In questi giorni sono stati conclusi i lavori allo spogliatoio del campo sportivo di Panza, e io ho avuto il ruolo di essere il progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori. È un'opera che inizia nel 2014 con l'incarico, fu spedita la progettazione, però poi abbiamo dovuto aspettare il 2019, anno in cui sono stati finanziati gli interventi grazie alla città metropolitana. Nel 2019 abbiamo dovuto ricominciare da capo, perché nel frattempo la normativa sismica era cambiata, quindi riprogettazione dell'opera, poi affidamento, e poi ci sono state le pause dovute al Covid, poi per la frana. Comunque il lavoro è finito, credo che sia stato fatto un lavoro egregio,
uno spogliatoio attrezzato e arredato con attrezzato, gli arredi mancano perché il comune, gli uffici stavano provvedendo all'ordine e a giorni verranno consegnati anche gli arredi. Per quanto riguarda la tecnologia, è realizzato con tutta la tecnologia ultima e la cosa importante è che c'è una caldaia. Questo campo, lo spogliatoio di questo campo, ha sempre avuto questa sorgente geotermica a disposizione, cioè un pozzo da cui si emunge calore, c'è un soffione, però questo calore non era captato adeguatamente. Adesso c'è una centrale termica che funziona integralmente sul calore del pozzo, quindi energia rinnovabile, concetto molto attuale e molto in voga. Comunque lo spogliatoio vede tre ambienti per gli atleti, un ambiente per gli arbitri, un bagno per i diversamente abili e una stanza per colui che sarà il custode o farà la guardiania del campo. Questa appunto è una delle opere che Panza aspettava, dunque, i ragazzi, gli sportivi, quelli che giocano dunque, il calcio. Era da tempo che bisognava sistemare questa struttura. In parte è stata sistemata, è previsto anche un ampliamento di quello che è stato realizzato con quasi con due volte quello che esiste adesso, sempre progettato dall'ingegnere Duca Pasquale Duca Capuano. Abbiamo visto che quest'opera è stata realizzata in un modo veramente professionale, ineccepibile, sia da un punto di vista strutturale che architettonico. È una delle tante che si vanno a consegnare dunque al paese, perché noi in questi 10 anni credo che di nastri ne abbiamo tagliati poco, abbiamo realizzato opere, le abbiamo aperte e le abbiamo rese subito fruibili ai cittadini. Probabilmente delle tantissime opere che abbiamo fatto, scuola elementare a Forì, scuola elementare a Panza, parcheggio a Panza, parco giochi per bambini anche disabili, rifacimento della palestra e tante altre cose, come tantissime opere fatte a Forì, tantissime di queste sono passate senza inaugurazione, senza tagli di nastro, perché dunque abbiamo badato alla essenzialità, cioè a fare opere e consegnare al paese, perché erano tantissimi anni che non si faceva. Qui abbiamo ottenuto un finanziamento con la città metropolitana ed è stato impegnato per completare, per realizzare dunque quest'opera. Si va dunque ad avvicinare, si va ad aggiungere alle tantissime opere che sono state realizzate qui a Forì, ma ce ne saranno ancora tante, perché ci sono circa 60 milioni di finanziamenti, quindi lasceremo tagliare i nastri agli altri e speriamo che queste opere vengano dunque realizzate bene, che questi soldi dunque vengano dunque ben spesi. Proprio perché Forì con questi 60 milioni di finanziamento avrà dunque sicuramente un ulteriore dunque cambiamento. Un primo cambiamento è stato fatto, adesso bisogna continuare su quella stessa strada. In più rilasciamo, credo, oltre una trentina di milioni, 30-35 milioni per quanto riguarda la messa in sicurezza dei nostri dunque costoni, dei nostri alvei. E quindi credo che chi viene dopo di noi avrà tantissime opere da realizzare, quindi lasciamo tagliare i nastri agli altri e speriamo che la prossima amministrazione riuscirà dunque ad ottenere altri finanziamenti, perché la capacità non deve essere quella di inaugurare quello che è stato fatto, ma bisogna avere la capacità di richiedere i finanziamenti, perché Forì ha bisogno di questo, ha bisogno di finanziamenti per poter realizzare opere importanti. Leggiamo alcune notizie flash di cronaca, due purtroppo riguardano due decessi che si sono verificati nella giornata di oggi. Il primo, Ray Stevenson, l'attore protagonista di Cassino a Ischia, il film che si sta girando in questi giorni proprio sull'isola, è deceduto all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. L'attore britannico, nato a Lisbon il 25 maggio del 1964, avrebbe compiuto 59 anni tra pochi giorni. Si stavano girando le scene del film a Sant'Angelo quando nella giornata di ieri l'attore ha avuto un malore, immediati soccorsi sul porto e concitata la corsa in ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate nella serata ed in mattinata non c'è stato più nulla da fare, sospese al momento le riprese che erano in programma nei prossimi giorni. E sempre
Nella giornata di oggi si trovava lungo la statale che conduce alla spiaggia dei Maronti nella frazione di Testaccio. A bordo del suo furgone ha accostato ed immediatamente è cascato a terra. Inutili i soccorsi per il 65enne isolano, che evidentemente è stato colto da un infarto fulminante. Sul posto sono giunti i carabinieri e il 118, ma si è potuto soltanto accertare il decesso. Il PM di turno non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia e la salma è stata subito messa a disposizione dei familiari, ai quali vanno le più sentite condoglianze. Un weekend movimentato per la Polizia di Stato ischitana. Domenica notte gli agenti del commissariato, durante il servizio di controllo nel transitare in via Salvatore Girardi a Casamicciola, hanno notato un uomo discutere con un addetto alla sicurezza di un locale. Pertanto gli operatori lo hanno controllato, ma lo stesso durante le fasi dell'identificazione ha inveito contro di loro, rifiutandosi di fornire le proprie generalità fino a quando è stato bloccato. Un 58enne ischitano è stato denunciato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Poco dopo, inoltre, i poliziotti, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva di Traversa Mirabella Rischia, dove hanno rintracciato un 35enne di Castellammare di Stabia, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di San Cipriano, accertando che si era allontanato senza autorizzazione. Pertanto lo hanno denunciato per violazione degli obblighi inerenti alla misura a cui è sottoposto. E inoltre, nei giorni scorsi, sempre gli agenti del commissariato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l'abitazione di un uomo in via Principessa Margherita a Casamicciola, dove hanno rinvenuto in alcune confezioni di carne all'interno di un congelatore 274 involucri contenenti circa 175 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento della droga e 870 euro. FM, 35enne ischitano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Passiamo allo sport. La Virtus Libera Isola d'Ischia, il sogno continua, missione compiuta per la formazione isolana che, dopo il successo dell'andata, concede il bis in casa del Messina, imponendosi per 3-1 e conquistando così l'accesso alla finale per la conquista della Serie A2. A segno Pereira e Fondicelli, quest'ultimo autore di una doppietta. In finale gli isolani incontreranno Belluno. Guardiamo la sintesi del match di sabato. Iniziare la partita. Pallone in avanti, bella la combinazione, ancora Pereira, il tiro! La deviazione, anzi era pulito il tiro. Lo recupera Maluk nel Messina, Maluk si riporta sul sinistro. La conclusione subito. Pallone poi filtrante, arriva il gol, bella azione questa da parte del Messina e Maluk segna il Messina, si porta in vantaggio 1-0. Questa in maglia giallorossa, poi in qualche modo riesce a liberarsi davanti la porta, in qualche modo il portiere della Virtus si libera. Azione della prima rete, solo che stavolta non era passato il pallone, qui un'occasione clamorosa. E poi recupera un pallone, Gege, il tiro, la palla sul fondo, occasionissima, clamorosa. Ancora per Fondicelli che tenta di saltare, prova di rimettere Fondicelli, la porta è vuota, palo da parte di Fondicelli che poi probabilmente si fa anche male. Col primo poi recupera in qualche modo il pallone, Gea, situazione di contropiede, 2 contro 1, ancora Gea, avanza Gea, la mette al centro, un tiro cross. Respinta con la schiena, in questo momento termina il primo tempo. Sta avanti, rischia poi, ma riesce a recuperare palla, ancora il pallone in avanti, Pereira, il pallone, gol! 1-1 il pareggio! Ha segnato Fondicelli, 1-1! Il pareggio della Virtus Libera e scoppia finalmente l'abbraccio tra i calciatori in campo e coloro che sono andati in trasferta in terra sicula. E questo gol ovviamente è dedicato a Raffi Lol, uomo anche lui in trasferta che si è infortunato. E la partita dovrebbe aumentare di livello, nel frattempo ancora Moraes, il pallone al centro, gol! 2-1! 2-1! Ha
segnato ancora Fondicelli, la doppietta della Virtus libera che in un meno di un minuto capovolge il risultato 2-1. Si dà. Nel frattempo ancora una conclusione. E si è fermato praticamente a centrocampo, Pertino ancora respinto, poi ancora un tiro in avanti con il pallone che esce di poco. Il Messina, frattempo già battuta il pallone in aria, poi Polito la conclusione, respinto. E ancora il pallone che... Barretta! La sofferenza di 7 minuti e 20 secondi gravati da 5 falli con l'arrivo di mister Di Costanzo sulla panchina, e nel frattempo arriva anche la fine dell'incontro. La Virtus libera vince per 3-1 e accede alla finale dei playoff. Tra l'esultanza, appunto, vedete, esultano tutti i tifosi che sono andati in trasferta. Sfila Forio, due giornate in musica con balli e danza popolare, arrivano dalla provincia di Perugia in pompa magna gli oltre 100 componenti della banda filarmonica e Majoret Lama, che in un connubio perfetto con la banda città di Forio e la scuola del folklore con pizziche e tamorra hanno letteralmente invaso le vie del centro storico di Forio nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica. Guardiamo il servizio. Francesco Marchetti, presidente dell'Associazione Filarmonica Lama, e siamo qua per la prima volta a Ischia con il nostro gruppo. È stata una giornata molto bella, nonostante il meteo all'inizio non prometteva molto bene, però i gruppi sono stati tutti molto bravi e ci siamo divertiti molto. Perfetto, io sono Giovanni, sono il maestro, e grazie veramente per l'accoglienza che è stata veramente calorosa. E passo la parola alla nostra mascotte e al nostro organizzatore, che è Enzo Borghini. Eccoci, guarda. Cosa dire? Diciamo come è nato questa cosa. Allora, questa cosa, io amo questa isola, Forio, sono sempre a Forio, da 10 anni. E abbiamo Latina responsabile di questa cosa. Perché? Perché io sono in una banda, perché non portare la nostra banda dell'Umbria qui a Forio? E io mi sono allacciato, ho scritto due parole e mi rispondono. Una cosa bella, unirsi con la musica. E grazie Latina, dice sì, ma si può fare, è tutto difficile, c'era il Covid. E vabbè, piano piano siamo riusciti. E credo che ben riusciti. Sono tutti felici, abbiamo portato le maggiorette, bambine piccole. E questa è la nostra felicità, vedere che crescono bambini in mezzo alla musica, in mezzo al paese, e vedere quando si esce tutti contenti. E questa è la cosa bella, felice, che noi vogliamo trasmettere agli altri. Grazie a Forio, a tutto il paese, grazie a voi, grazie a Tina, grazie al presidente, grazie a Lorenzo, al maestro Claudio. Non voglio lasciare nessuno, tutti bravi, e grazie. La nostra presidente è la scuola del folklore di Varano. Grazie, siamo stati fortunati, che non ci speravamo che questo tempo ci avrebbe fatto fare la sfilata. Meno male, tutto bello, sono contenta e va bene così, alla prossima. Ciao, buonasera, sono gemellaggi, sono esperienze di vita importantissime, sono un volano, il trasferire le proprie esperienze musicali è sempre una forma di vita, di allegria, di felicità. Grazie per averci ospitato. Prima di salutarci, come sempre, uno sguardo alle previsioni meteo. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che attenzione vedrà un ulteriore rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi condizioni meteo buone nel nostro paese, solo un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità sull'Italia, guardate, ampie zone di sereno davvero da nord a sud, finalmente una giornata tranquilla con il sole bene o male protagonista, nelle ore pomeridiane però appunto un po' di annuvolamenti si formeranno a ridosso
piuttosto delle aree montuose. Anche come precipitazioni, poco o nulla da segnalare, se non qualche breve acquazzone pomeridiano su Alpi e Prealpi centro-orientali e lungo l'Appennino. Quindi in definitiva ci attende un martedì di bel tempo, soleggiato da nord a sud, con temperature tra l'altro in aumento e particolarmente miti al centro-nord, potremmo anche già sfiorare i 28-30 gradi. Nel pomeriggio brevi temporali sulle zone montuose, ma per il resto davvero giornata tranquilla. Con questo è tutto, per maggiori dettagli comunque sulle vostre località, anche per i giorni successivi, consultate l'app di Trebi Meteo. È tutto per stasera con il TG News, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento con il telegiornale di Nuvola TV ovviamente per domani sera alle 20:30, buon proseguimento di serata.